Ciao a tutte ragazze e bentornate in un nuovo video. Oggi finalmente tutorial per quanto riguarda la nail art che vi ho fatto qualche settimana fa, o una settimana fa se non sbaglio, utilizzando la collezione Sweet Memories di La Femme Professionnelle, che è la collezione 2021, che ha dei colori veramente belli, cioè ovviamente sono uno più bello dell'altro e accostabili tra di loro nella maniera più variante possibile, cioè possiamo utilizzarli praticamente insieme. In qualsiasi sfumatura, in qualsiasi modo, insomma. Qui avevo realizzato le mie prime tip, vi ho chiesto se volevate il tutorial e questo qui è il risultato finale. Sono delle nail art shabby, diciamo, io le ho fatte stile shabby chic, un po' antichizzate, e ho reso, insomma, questa primavera un po' più retrò, ecco, un po' più antica. Quindi niente ragazze, vi faccio vedere cosa utilizzeremo per questa nail art, appunto la collezione Sweet Memories. Ci servirà soprattutto un pennello da sfumatura che è questo qui, io ho utilizzato questo, voi potete utilizzare tranquillamente quello che avete voi. Ci servirà uno spider gel bianco, io ho utilizzato questo qui di Michelle Nails nella colorazione bianca. Poi ci servirà un ago, io in questo caso ho utilizzato questo con questa puntina media, non è né grande né troppo piccola, e infine ci andremo a servire di una palettina, eccola qua, una palettina per mescolare i nostri colori e un gel painting o diciamo un colore nero senza dispersione. Ho utilizzato un bastoncino d'arancio utilizzando la punta per mescolare i colori. Detto questo e fatta questa piccola premessa, potete creare questa nail art con i colori che più vi piacciono e niente, io vi lascio al tutorial e ci rivediamo più tardi. Ok ragazze, per questa nail art ci serviranno appunto tre tip. Io sono andata già a sistemare la forma perché erano un po' difettate e adesso andiamo a scegliere tre colori, le tonalità di cui vogliamo fare le nostre tip. Allora, in questo caso io andrò a scegliere il verde, il giallo e il lilla. Vado a colorare le mie tip. Dato che questi colori hanno una coprenza veramente alta, io farò semplicemente una sola passata. Ora vado a colorare l'altra tip di giallo, questo è l'H274. Ok, e infine mi vado a colorare una con il Fancy Violet che è l'H275. Ok, una volta usciti dalla lampada vado a scegliere i colori contrastanti per poter andare a effettuare la sfumatura. Ovviamente sceglierò sempre in base alle colorazioni dei colori della Sweet Memories, in questo caso perché so che insieme stanno sempre bene. Allora, sul verde andrò a utilizzare l'H276, che è questo bellissimo rosa corallo, e ne vado a mettere una goccina sulla mia palettina. Ne metto veramente poco perché tanto poi andremo a sfumarli e insieme ci vado a mettere un pochino di lilla. Questo perché lo andremo a utilizzare sul verde. Adesso, se non lo conoscete, vado a prendere il mio pennello da sfumatura, che è questo Nail Art Brush di La Femme Professionnelle. Prima cosa vado un attimino a fare questo movimento qui tre volte, giusto per andarlo a mescolare un attimino. Vado a prelevare il mio colore qui dal centro, ecco qua, e lo vado a rilasciare sulla mia tip, così, in questo modo, e poi piano piano tiro, così. Finché il risultato non ci piacerà. Ok, così. Se non siamo soddisfatti, possiamo prelevare un altro po' di prodotto e andiamo ulteriormente a sfumare fino in basso. Ok, ora vado a prelevare ancora un po'
dell'altro prodotto, così, e lo faccio anche dalla parte di sotto, in questo modo. Li unisco qui e vado a sfumare, in questo modo. Una volta fatto questo, vado semplicemente in lampada a 30 secondi e nel frattempo continuo a fare le mie unghiette. Sul giallo andrò a miscelare l'H277, che è questo bellissimo Tiffany, e sempre viola perché mi piace il contrasto. Quindi vado a prendere il mio azzurro e vado a riprendere il mio viola. E li vado a mettere vicini, così, in questo modo. Sempre con il mio bastoncino d'arancio vado a effettuare questo movimento per andare a mescolarli, ma proprio poco poco. Pulisco un attimino il mio pennello con il guanto e vado a riprendermi il colore, così. Io non sono andata a togliere la dispersione. Vado a riposizionare il mio colore qui in alto. Così, in questo modo cerchiamo anche un po' di sfumarli insieme e poi tiro giù piano piano. Se non siamo soddisfatti, prendiamo ancora del prodotto, lo rimettiamo da capo in questo modo e scendiamo, scendiamo, scendiamo fin dove vogliamo fermare il nostro effetto. Io qui tendo ad allargarlo un pochettino, così. Ne prendo un altro po'. Ok. E continuo a sfumarlo. Vado a prendere ancora del prodotto. In questo modo. Giro la tip, se siete più comode, e lo vado a rilasciare facendo questo movimento qua. In questo caso voglio lasciarlo leggermente meno sfumato, vado semplicemente a tirare qui. Ok, perfetto, ora posso tornare in lampada. Per la tip viola invece andrò a scegliere un corallo e il giallo. Quindi vado a riprendere il mio, anzi utilizzerò proprio quello che c'è qui perché è praticamente pulito. Vado ad aggiungerci semplicemente del giallo, così abbiamo anche meno spreco di prodotto. Prendo il mio bastoncino d'arancio, così, e mischio semplicemente. Ora riprendo il mio pennello da sfumatura, vado a prendere al centro i miei due colori, così, e vado a posizionarli sulla mia tip. Così. Uscita dalla lampada, vado a prendere il mio matte top coat no wipe di La Femme Professionnelle, che è tra i miei sigillanti preferiti, opachi. E lo vado a stendere su tutta la tip. Ok, vado in lampada e procedo così con le altre tip. Ok, una volta opacizzate tutte le tip con il nostro top coat, vado a prendere il mio spider gel. In questo caso io ho qui quello di Michel Nails che mi piace tantissimo, mi raccomando, utilizzatelo perché è economico e funzionale. Se volete vi lascio il mio codice sconto comunque anche giù nell'info box, è scritto qui da qualche parte. Vado a prendere il mio ago, o meglio la mia punta di dotter.
vado a prendere la mia prima tip e inizio a fare delle linee che in qualche modo finiranno. Quindi prelevo il mio spider gel e inizio a fare delle linee in questo modo e faccio una punta, torno indietro così, in questo modo. Ora ne faccio un'altra che parte da qui e finisce qui e faccio il mio puntino e torno indietro così. Ora ne faccio altre due, parto da qui e finisco qui e se riesco torno indietro così. E ora ne faccio un'altra che parte, vediamo un po' di più, che parte da qui e la facciamo terminare qui e torniamo indietro. Poi se volete ne possiamo fare un'altra anche qui un po' più piccina, ci fermiamo qui e torniamo indietro, ok, così, in questo modo. E adesso andiamo in lampada 60 secondi. Questo spider gel non lascia dispersione, quindi vado in lampada e andremo a finire la nostra nail art. Questa è la situazione. Adesso, sempre sullo stesso piattino, sono andata a metterci un po' di nero. Allora, come vedete, il bianco qui è in rilievo, ma è completamente asciutto. Qui invece sono andata a metterci un pochettino di nero paint, sempre senza dispersione. In questo caso ho utilizzato quello di Passione Unghie. E vado a riprendere di nuovo il mio pennello da sfumatura. Eccolo qua. E vado a prendere la mia prima tip, eccola qui, il mio nero, e faccio dei movimenti veramente molto molto sottili, cioè sporco le punte delle setole, insomma, non devo fare nessuna pressione, ma anzi ne vado a prendere veramente veramente poco. E ora vado a fare questo movimento qua. Possiamo andare a sporcare. Sono andata a togliere un po' di nero che era andato sul bianco, perché preferisco che non ci sia troppo nero vicino al bianco, cioè, o meglio, non coprire troppo la pallina che abbiamo fatto. Quindi in questo modo qui sfumiamo meglio e vado a farmi le ultime qui, in questo modo. Guardate, questo qui è l'effetto invecchiato che sono andata a creare. Vado in lampada 60-30 secondi in base al vostro paint. Vado a prendere l'altra tip, prelevo poco 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 nero, lo scarico anche questo modo e inizio a tirare in questo modo. Da qui riprendo, ricarico il pennello. Inizio con le striature in questo modo.
qui la nail art completata, stile shabby chic. Ovviamente potete ricrearla con tutti i colori primaverili che volete. Io mi sono appunto ispirata a questa collezione perché è bellissima, poi i colori sono super coprenti e sono versatilissimi l'uno tra l'altro, insomma. Niente ragazzi, io spero che questo tutorial, questa nail art vi sia piaciuta. Comunque niente ragazze, io vi invito a seguirmi su Instagram, a seguirmi su TikTok se ancora non l'avete fatto, scrivendo semplicemente il mio nome così come lo vedete scritto qui. E niente, io vi mando un grosso bacio, scrivetemi giù nei commenti se vi piacciono e se le rifarete, taggatemi nei vostri post, nelle vostre stories, io vi ricondividerò. Con tanto piacere, davvero. Io, ripeto, vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!